Senti, si parlava prima di trovare una visione, che sia la visione che si vuole avere in contrapposizione, un'alternativa, insomma, una soluzione parallela, no? Più che Un'idea parallela, di società. sì, l'idea di società che ognuno ha, no? Abbiamo visto uno spaccato di questa incapacità oggi, credo, con l'incontro di Tremonti con le due commissioni. Ed è praticamente l'accusa che si sono fatte a vicenda, ovvero quella di non aver prodotto nessun tipo di alternativa o di proposta Sì. che potesse contrastare la posizione che già c'è. Che cosa ne pensi di questo? Ma io guarda, penso che sia molto importante confrontarsi sulle alternative di società dal punto di vista economico, naturalmente, questo è fondamentale. A maggior ragione in un momento come questo è importantissimo che sia ben chiaro chi dice che cosa e che il consenso si aggreghi in base a questo, non in base al fatto che Tremonti è antipatico o Bersani è simpatico o antipatico. Però io credo, l'ho scritto anche, che la vera sfida sia dare un'idea di società su tutto il resto. E io è su questo principalmente che boccio questo governo, che è veramente, e penso che sia degli abissi più schifosi che io abbia mai testimoniato da quando sono in vita. Cioè, veramente la loro idea di società dal punto di vista dei diritti civili, della tolleranza, è talmente retrograda, è talmente conservatrice, ma nel senso brutto, no? Cioè, proprio difendere la tradizione perché è tradizione, senza chiederci se è una cosa buona o non è buona, no? E questo localismo autointeressato, no? È proprio il maestro, no? Cioè dire: noi stiamo bene, chi se ne frega se fuori, se a 3 metri di distanza si stanno dando fuoco perché non hanno da mangiare, no? Noi siamo i padani e la Padania è libera, quindi cazzi nostri. No, io questo non, cioè questa è un'idea di società che io rigetto, perché semplicemente perché prima di tutto non funziona, perché vuol dire, sempre per la solita ragione che l'economia è ovunque, vuol dire mettersi fuori dal mercato e quindi tornare o a una società basata sul baratto e l'autosussistenza, oppure se vuoi stare nel mondo devi stare alle regole anche purtroppo o per fortuna, no, delle sovranazionali. E poi è una società che fa schifo perché è basata sulla paura, no, del prossimo, del diverso, della novità. E quindi giù a demonizzare l'immigrato, anche se poi senza l'immigrato non lavori, no? E giù a demonizzare i froci, e giù che schifo i froci, ah, che si sposano i froci, ah, terribile, no? E poi con tutte le polemiche inutili che ha fatto il segretario alla famiglia, poi Giovanardi, una cosa imbarazzante dal punto di vista umano proprio. E lo stato dei diritti civili in questo paese è vergognoso, basta le carceri, tutte le battaglie che fanno i radicali da anni a questa parte su queste cose di cui non interessa niente praticamente alla maggior parte, sicuramente all'esecutivo, e poi comunque sono cose che non riescono in nessun modo a far breccia nell'opinione, nel dibattito pubblico, perché penso che alle persone interessino invece. E quindi io questa idea di società contesto fortemente, che è un'idea di società che è fuori dal mondo, non serve a nessuno una società del genere, è nociva per chi ci crede e per chi non ci crede, ti costringe a giocare a regole del gioco che sono controproducenti. E quindi se l'opposizione fosse in grado di promuovere un'idea radicalmente alternativa, non dico coerente, perché un sistema di valori coerente l'aveva fatto uno, mi sembra, Hegel, no? E comunque non mi sembra che abbia scoperto chissà che, però voglio dire, a parte le battute a sfondo filosofico che non fanno ridere, però voglio dire, cioè, questa opposizione, se facesse un'idea di società diversa, magari potrebbe anche garantirsi il mio voto. Pensa a che cosa ti sto dicendo, e per riportarmi alle urne dopo non ho idea quanti anni, però il problema è che non ce la fanno. Il problema schifosamente è che non ce la fanno, perché poi vai all'interno del Partito Democratico e c'è Fioroni, no? E vai che dice il contrario di quello che dice Marino, per dire, no? E io non lo so come può stare in piedi un'idea di società. Cioè, se domani l'opposizione va al governo, siamo sicuri che questa idea di società basata sulla paura, sull'intolleranza, sul localismo autointeressato cambi? Non lo so, può darsi migliore, anche perché far peggio, onestamente, è veramente difficile anche dal punto di vista sociale. Ma Però
Però quando sono stati al governo loro non sono riusciti a fare una legge sui, voglio dire, per esempio, per riconoscere le coppie di fatto, se non sbaglio, no? O per, insomma, la legge sul biotestamento è una cosa che io trovo, francamente, questa è una cosa per cui andrei in piazza, io personalmente. Cioè, pensare all'idea che io debba essere costretto a soffrire come un cane o a essere vivo contro la mia volontà, perché me lo dice lo Stato. È una cosa orrenda, Condizionamento. è una cosa orrenda. Cioè, altro che legge ad persona. Io per queste cose qui andrei in piazza coi forconi sul serio. Cioè, questa è la mia vita. Cioè, tu che cazzo vuoi? Questo è il punto. Cioè, è una cosa indecente, anche perché le persone che hanno vissuto queste cose in famiglia o con i loro cari sanno che cosa c'è di mezzo. E questa gente deve vergognarsi, cioè Gasparri e la Roccella, che non so neanche da dove cazzo sia uscita, è gente incredibile. Io non ho parole per questa gente. Cioè, cercano di spacciare per scientifici dei discorsi di fede. È una cosa che purtroppo fa presa, perché la Bibbia la conoscono in tanti, no? E la ragione probabilmente la conoscono io in meno. Però voglio dire, vergognatevi, cioè, ma vergognatevi, questa è una cosa allucinante. E quando cambieranno questi, quando finalmente avremo un'opposizione che ci dirà la prima cosa che quando andremo noi al governo sarà eliminare questo schifo, probabilmente quell'opposizione avrà il mio voto. Insomma, alla fine dell'intervista sarai a metà tra un radicale e un anarchico, fondamentalmente. Non lo so, lo stiamo scoprendo assieme. Non, di Senti. solito non mi esprimo mai così liberamente sulle cose di autorità. No, ma va benissimo, anzi, il tuo parere è molto, molto gradito. Grazie. Senti una cosa, tu hai scritto un libro su Wikileaks. Sì. E da quello che ho visto al panel del Festival del giornalismo, che purtroppo non ho potuto partecipare di persona, l'impatto che ha avuto questo tipo di giornalismo, possiamo chiamarlo così, in Italia è stato molto diverso da quello che ha avuto nel resto del mondo. Dimmi qualcosa di più a proposito di questo. Ma sai, purtroppo secondo me, siamo stati di nuovo vittime del nostro provincialismo, no? Cioè, ci siamo interessati del fenomeno solo ed esclusivamente quando ha riguardato l'Italia, e più in particolare solo ed esclusivamente quando ha riguardato Silvio Berlusconi, come sempre. Altro motivo di terribile sofferenza per me, perché dietro quella storiella, se la si vuole chiamare così, che in realtà è una storia tragica, perché in questo momento ci sono i destini di due esseri umani che sono piuttosto precari. Uno è Bradley Manning, ed è la persona si pensa abbia trasmesso i file a Wikileaks, e l'altro è Julian Assange, che rischia, questo però diciamo ha un grado di aleatorietà superiore, di finire incriminato per spionaggio negli Stati Uniti, e sappiamo che su queste cose non ci vanno per niente leggeri. Però ecco, secondo me anche qui c'è stato un processo di banalizzazione estrema, no? Cioè, da un lato, proprio dal lato anche giornalistico, cioè, se si pensa che quello che è uscito nei diari sull'Afghanistan e sull'Iraq, ma anche le cose prima, hanno ricevuto le prime pagine dappertutto, in Italia hanno faticato. Io ero andato a vedere le coperture dei giornali su queste cose, l'avevano coperta naturalmente, alcuni anche molto bene, niente da dire, però la cosa non ha fatto breccia, non interessava, non ha interessato. E devo dirti con ulteriore disappunto che anche all'estero, purtroppo, il tema continua a non. Cioè, il tema Wikileaks continua a fare più rumore per gli scandali a sfondo sessuale di Assange che non per quello che rivela, no? Senza contare che poi c'è tutto un altro livello di analisi, che è quello sul significato profondo dell'esistenza stessa di Wikileaks e della sua possibilità di sopravvivenza, che secondo me è interessantissimo. E all'estero se ne è scritto tanto e bene, se ne è scritto tanto e bene, da noi no, onestamente no. Questa è una delle cose che io ho rinfacciato ai giornalisti che erano presenti in sala lì, molto molto immodestamente, devo dirti la verità, non so con quale coraggio, perché ero in un panel di persone straordinarie, veramente
e avevo di fronte a me Evgeny Morozov e Daniel Dovšek-Berce, delle persone che sono i miei eroi intellettuali in questo momento. Però mi sono sentito ho sentito di dirlo perché cioè, quello che, non, che probabilmente dei giornalisti scafati non capiscono, e per me è più facile perché faccio il mestiere da poco, è che lì ci sono in ballo delle vite umane, cioè, a parte le cazzate. Ed è una cosa importante da ricordarsi, anche il rispetto nel trattare la cosa, no? Mi ricordo per esempio lo scandalo e lo scalpore che avevano provocato i Gitmo Files quando sono stati pubblicati, soprattutto negli Stati Uniti. Invece, appunto, come dicevi, in Italia ci si è concentrati di più sul gossip. Sì, però anche lì non è imbucato, no? Cioè, l'argomentazione principe per giustificare questa cosa e dire ma non ha detto niente di nuovo, no? Cioè, questa è sempre stata l'argomentazione, però ammesso anche che sia vero che in realtà in buona parte, in molti casi non è vero, cioè voglio dire, siamo sicuri che essere a conoscenza di una cosa perché te l'ha detto il governo o un giornalista, per quanto bravo, sia lo stesso che avere i documenti che provano che quella cosa è vera? Cioè, e poter essere tu stesso il giornalista che scava al suo interno, che li guarda, che li vede, che si convince della loro autenticità, se sono dubbi sull'autenticità, cosa che non, peraltro non ci sono mai stati per la storia di Wikileaks. Per cui veramente è un argomento che non comprendo, mi sembra un argomento molto miope, cioè come se i giornalisti facessero le campagne solo sulle notizie. È un anno che mi occupo di politica ed è un anno che leggo retroscena su Berlusconi che scazza con Tremonti. Se scrivessero solo le notizie non avrei dovuto leggere praticamente niente nell'ultimo anno. Per cui è una cosa di comodo, no? Perché semplicemente il problema di tutta questa vicenda, secondo me, è che Assange ha fatto il lavoro di giornalista meglio di molte altre persone, l'ha fatto in meno tempo. L'ha fatto usando degli strumenti che la maggior parte dei giornalisti non comprende, no, ma non solo non sa usare, non, di cui non sa nemmeno l'esistenza, e l'ha fatto con una faccia da culo meravigliosa che gli ha permesso di arrivare in tutto il mondo, no? Cioè l'ha fatto mettendoci la faccia, che è una cosa che se tu pensi a come si sta evolvendo tutta la questione del leaking digitale, no? Anche con Anonymous e cose del genere. Nessun altro ci ha messo la faccia, perché sono cazzi metterci la faccia quando ci sono di mezzo cose di questo tipo. E lui, secondo me, è una persona estremamente coraggiosa, è una persona che crede fortemente in quello che fa. Poi se sia buono o cattivo ne si può parlare, no? Io non sono un fautore della bontà di Wikileaks al 100% e tra l'altro il libro è pieno di critiche. Però, cioè, voglio dire, vogliamo renderci conto che qui abbiamo di fronte un giornalista d'inchiesta straordinario, cioè abbiamo di fronte una persona che ha un genio anche dal punto di vista tecnologico fuori dalla norma, che ha un coraggio fuori dalla norma, cioè, vogliamo dargli atto di queste cose o vogliamo pensare che sia uno stupratore perché ce l'hanno detto due ragazzine dopo che se lo sono scopati una sera? Cioè, non lo so. E più tutta la questione su Bradley Manning, non ho neanche voglia di iniziare il discorso perché sennò incomincio a bestemmiare qui, cioè veramente è una cosa che non ha giustificazione. Cioè, il fatto che quel ragazzo sia stato in carcere di massima sicurezza, isolato, umiliato per mesi, senza, non dico una condanna, ma nemmeno un'incriminazione formale, io penso che sia veramente, cioè, sulla base di una chat pubblicata in parte, tra l'altro, da Wired, che si è decisa a pubblicarla per intero soltanto dopo un anno, cioè quando ormai si sapeva tutto il resto, cioè tra le altre cose che lui non avrebbe dovuto nemmeno essere stato arruolato. Cioè, con Obama che è intervistato di straforo da un attivista col cellulare, dice: ma lui è colpevole, ha violato la legge, mazza, alla faccia della presunzione di innocenza. E soprattutto poi quando gli hanno fatto il parallelo con i Pentagon Papers degli anni 70, lui ha detto: sì, ma quella era un'altra cosa. Era un'altra cosa, sì, i file dei Pentagon Papers erano top secret, nessuno dei file che ha preso Bradley Manning erano top secret, quindi semmai era molto più grave quel caso.